Vince 2-3 il Monastir in casa del Gonos Fanadiga nel recupero della 15ª giornata del girone di promozione. Per i biancoblu è la 6ª vittoria consecutiva in campionato, la 7ª contando tutte le competizioni. Al 14esimo il match si sblocca con Arangino che da destra fa partire un cross sul secondo palo, dove D'Agostino con una bella coordinazione calcia al volo con il sinistro e mette in rete. Il numero 23 aveva già segnato domenica scorsa aprendo la vittoria per 0-2 a Sant'Antioco, sempre in trasferta contro la Verde Isola. Molto bravo a smarcarsi e poi calciare, non lasciando scampo al portiere avversario Fraga Perez. La risposta del Gonos Fanadiga arriva 5 minuti dopo con una girata col sinistro di Mulvoni che a incrociare segna il gol del momentaneo 1-1, anche in questo caso con un traversone dalla destra battuto il portiere Jacopo Angioni mercoledì all'esordio in bianco-blu con il suo arrivo che è stato nel mercato di dicembre dall'Arbus. Passano però altri 5 minuti, al 24esimo il Monastir torna nuovamente avanti su un'azione insistita sempre dal lato destro dell'area di rigore, primo tentativo rimpallato, ma sul secondo c'è nuovamente D'Agostino che stavolta ci va di testa e l'esito è sempre lo stesso di quanto avvenuto al 14esimo, ossia un altro gol. Prima doppietta stagionale per D'Agostino, che arriva a 6 gol in promozione più 1 in Coppa Italia, che lo rendono a quota 7 come secondo miglior marcatore del Monastir. Lo stesso D'Agostino con una rimessa laterale avvia un'altra azione d'attacco sul cross da sinistra, arriva Rengino sul secondo palo e Fraga Perez stavolta evita il terzo gol del Monastir. Ci prova il Gonos Fanadiga con un'azione a liberare Luca Tocco sull'1-2, palla in aria e il rinvio di Angioni quasi porta al 2-2, ma il rimpallo fa finire il pallone alto. Ancora Monastir su calcio d'angolo dalla destra con colpo di vista di D'Agostino parato da Fraga Perez, poi con le immagini per la ripresa il gol del pareggio del Gonos Fanadiga, serie di rimpalli in aria, alla fine si gira il veterano Tomasi e col sinistro mette in rete per il 2-2, gol che arriva al 6° del secondo tempo. Dopo alcune carambole, alla fine il Gonos Fanadiga in maglia bianca riesce ad avere la meglio e trovare quello che però è soltanto il momentaneo pareggio, perché passano pochi minuti e un errore difensivo permette a D'Agostino di recuperare palla, presentarsi in area di rigore ed essere abbattuto da Fraga Perez per un calcio di rigore evidente e indiscutibile, anche con il cartellino giallo per il portiere di casa. Molto attento e lesto D'Agostino qui a sfruttare l'incertezza della retroguardia locale, poi il fallo da rigore è netto con Mauro Ragazzi uscito sul fine del primo tempo per un fastidio, si presenta dal dischetto Simone Pinna, pallone da una parte, portiere dall'altra, e al 55esimo il Monastir trova il gol del 2-3. Pinna aveva già segnato nella partita della 3ª giornata contro il Guspini, poi aveva realizzato 4 gol in Coppa Italia, sono quindi 6 le sue marcature in questa stagione. Ancora Pinna ci prova poco dopo su calcio di punizione, pallone che termina alto, poi sugli sviluppi di un angolo, palla respinta fuori, ci prova Masia ed è ottimo il salvataggio da parte di Fraga Perez. Un subentrato Ariu su punizione fa passare il pallone in mezzo alla barriera, Angioni è bravo a mettere il pallone in corner, poi tentativo dell'altro numero 7, ossia Frau, e qui la difesa del Gonos evita problemi sul suo tentativo al volo. Un'altra punizione della squadra di casa con nuova mischia in aria, col campo in terra battuta che crea sempre problemi di questo tipo. Però la difesa del Monastir rinvia, poi Caboni entrato al posto di Ragazzo cerca di infilarsi in aria, ma Fraga Perez lo anticipa nel finale. Il Gonos Fanadiga ci prova con alcuni tentativi, fra cui questo dove viene lanciato Tomasi anticipato da Angioni, e poi proprio su un rinvio del portiere finisce la partita con il Monastir che va a +8 sul Castiadas, secondo in classifica.